Rieccoci. C'è in queste ore un affollarsi di dichiarazioni, ovviamente in grande contrasto fra loro, attorno a quello che è il futuro della Fondazione Campanella. Di sicuro abbiamo che i vertici della Regione Calabria, il Presidente della Giunta Mario Oliverio e il Presidente del Consiglio Tonino Scalzo hanno avuto un lungo colloquio al Ministero della Salute con il Ministro Lorenzin. Questo è il dato certo. Poi abbiamo due chiavi di lettura. Un cauto ma fermo ottimismo di Oliverio e Magorno che dicono abbiamo trovato una soluzione per salvare la Fondazione Campanella. Un altro dei deputati 5 Stelle che dicono, in particolare Morra ed altri parlamentari che hanno, bisogna dargli atto, seguito molto da vicino questa storia, che dicono no, assolutamente non c'è nessuna, è una grande bugia, dicono Danila Nesci e Morra, è una grande bugia, si continua a prendere in giro i dipendenti della Campanella perché la soluzione non c'è e non ci può essere. Devo dire che insomma in questa fase non ci sono gli elementi per chiarire se dica la verità Scalzo e Oliverio o se hanno ragione i 5 Stelle nel dire che l'ennesima bufala. Perché? Perché in passato è successo che ai dipendenti della Campanella di bugie ne sono state rifilate tante. Lo dico con grande franchezza, i dipendenti della Campanella un po' se la sono andati a cercare, perché hanno creduto e hanno fatto costruito la fortuna politica di pessimi esponenti politici del centrodestra catanzarese che gli hanno raccontato un sacco di sciocchezze, però gliele hanno raccontate solo alla vigilia di una tornata elettorale e la Campanella ha ricambiato le bugie con voti veri e sonanti. Oggi Scalzo e Oliverio non hanno una tornata elettorale davanti, non hanno da dire o da promettere perché devono in cambio avere il successo o l'applauso o il consenso dei dipendenti della Campanella. Quindi evidentemente qualcosa c'è. Ma noi auspichiamo che da Scalzo e da Oliverio, quando questa partita sarà chiusa, venga anche una parola di verità su cosa fino ad ora ha rallentato il rapporto tra il Ministero e la Regione Calabria. Perché c'è il sospetto, alla luce dell'incontro che hanno avuto con la Lorenzin in questi giorni, che per la prima volta forse si può risolvere il problema della Campanella, perché per la prima volta al tavolo non c'è una politica regionale che ha interessi particolari. Per la prima volta al tavolo non c'è una politica regionale che fa finta di difendere l'oncologia pubblica della Campanella, ma nello stesso tempo sostiene, aiuta e incoraggia un'oncologia privata. È chiaro che sullo stesso mercato, tra virgolette, sanitario, non possono convivere due grandi strutture, una privata e l'altra pubblica. Ed è chiaro che se si decide di dare una mano al privato, la Fondazione Campanella è destinata a chiudere i battenti. Ecco, forse la novità vera sta qui, nel fatto che per la prima volta al tavolo con la Lorenzin c'era una politica calabrese con le mani libere rispetto a interessi privati nella sanità.